Allora, eccoci qua con Pierluigi Scotto a commentare il 2-2 tra la Teroce e Montegranaro. Pierluigi che spegne il sogno dell'accesso diretto alla Serie D. Insomma, pochi minuti fa il fischio finale, cosa ti senti di dire? Chi fa questo sport deve sapere che ci sono i momenti di esaltazione, i momenti anche duri come questo, però bisogna accettarli, bisogna accettare il verdetto del campo. Il verdetto del campo è stato un 2-2 che ci punisce, l'1-0 soprattutto ha pesato. L'unico rammarico che ho è che non ce la siamo potuti giocare alla pari all'andata, ecco, perché comunque noi abbiamo fatto un viaggio veramente da paura. L'unico rammarico è questo, perché poi accetto tranquillamente il verdetto del campo. E un altro rammarico è quello dell'arbitro, che stasera secondo me non è stata all'altezza della situazione. In tanti frangenti gli ha permesso di perdere tantissimo tempo, non ci hanno mai fatto ripartire con falli tattici importanti. E poi anche sul gol di Cocco, sul gol di loro c'era un fallo di Cocco nella ripartenza che l'arbitro non ha fischiato, l'ha fatto ripartire. Noi però siamo stati ingenui, perché c'erano 60 metri di campo, lì dobbiamo far fallo. Purtroppo peccato, però i ragazzi sono stati bravissimi. Questo è una grande conquista, essere arrivati alla finale nazionale. Tra l'altro ce la siamo giocati a pari, ecco, non vedo una superiorità di loro né nel gioco, ripeto, squadra molto ostruzionistica, ricca, perché comunque hanno giocatori di una certa levatura, però noi ce la siamo giocata con i nostri valori, dei giovani, del gioco, e abbiamo provato, pazienza, non è andata. E qualche rammarico invece per quello che è stato espresso in campo, ce l'hai oppure secondo te si è fatto il massimo? Beh, oggi non abbiamo fatto la nostra miglior gara, però è anche comunque comprensibile, perché comunque siamo dal 6 agosto che lavoriamo. Essere brillanti come eravamo un mese fa non è certamente facile. Ti ripeto, abbiamo disputato una buona gara anche a Montegranaro. Peccato, no, ma non ho grandi rammarici. Ti ripeto, non abbiamo fatto la partita che facciamo sempre, però l'avevo anche intuito in settimana, che comunque non si era così brillantissimi, però avevamo cuore buono di poter centrare un gol all'inizio, non l'abbiamo fatto e purtroppo abbiamo preso questo gol e un po' ci ha tagliato le gambe. Certo. Ecco, per chiudere adesso, come hai detto tu, dal 6 agosto fino al 15 giugno, al 16 giugno, anzi in campo, 4 allenamenti alla settimana, partita la domenica, insomma un po' di riposo, poi quali sono secondo te così, insomma, i programmi che si possono fare? Insomma, questa squadra può secondo te avere un futuro importante? Beh, questo non te lo so dire, perché ora si sta a creare la spina e anche personalmente dovrò fare delle valutazioni insieme alla società, comunque le faremo. Bisogna vedere se il nostro progetto continua oppure no, ecco, in questo momento è un momento un po' dove bisogna anche fare dei bilanci. Sono 5 anni che facciamo questo percorso, vediamo se ci sarà nuova linfa, se ci sarà, però in questo momento non voglio neanche dirlo, perché comunque ho voglia di staccare un po' la spina. Assolutamente. Va bene Pierluigi, allora grazie della disponibilità, insomma comunque complimenti per il grandissimo campionato. Viene a sorridere, perché veramente è un lavoro straordinario. Io dico, grazie a voi che ci avete seguito tutto l'anno, grazie al mio staff che è stato veramente importante per tutto l'anno, mi ha sostenuto, sono stati veramente bravi. Essere arrivati fin qui non lo sarei mai aspettato. Dunque un grazie a tutti e un arrivederci. Grazie Pierluigi.